Allora, ragioniamo su un punto. Se la scuola, l'educazione fosse un'industria, o meglio un'azienda, oggi sarebbe fallita. Roberto Ferrari, da piccolo sognavi di lavorare in banca oppure immaginavi per il tuo futuro un lavoro diverso? Io quando ho iniziato a pensare cosa fare da grande, il mio, che più o meno quando sei adolescente, il mio sogno era quello di fare il giornalista, devo dire la verità. Volevo fare il giornalista. Abbiamo Pensi io volevo lavorare in banca, quindi. fatto un cambio. Giornalista, sì. Come mai? Ma me lo sono chiesto anch'io, diciamo, uno, che è una cosa che poi mi sono portato dietro nella vita professionale, la curiosità, secondo me. Una forte curiosità su tutto quello che succede. E secondo il fatto un po' di avere una vista dall'alto, cioè di essere consapevole di essere parte di un sistema, no? Cioè di non fare una cosa solo per te stesso. Non posso non ricordare di Mamma Procter, io sono professionalmente nato in Procter & Gamble ormai un po' di anni Vieni fa. dal marketing. Io vengo dal marketing, Procter è stata ed è ancora una scuola bellissima, un'azienda bellissima dove ti insegnano a fare marketing, però ti insegnano soprattutto a essere manager, che comunque è una skill importante, cioè no, non è la stessa cosa, no? Cioè non è solo fare marketing, è capire come agire in certi modi e come far andare avanti le aziende. Sono andato a Londra nel 97, ho vissuto 5 anni all'estero, lì ho avuto la mia prima figlia e andare all'estero, lavorare all'estero ti apre ancora di più il cervello, devo dire, è proprio è un'altra cosa, devo dire, lo raccomando a chiunque perché ti dà una prospettiva molto molto più ampia. Quando è arrivata la telefonata, Roberto, ti va di prendere in mano che banca, di traghettarla verso la vera industrializzazione, poi la messa a regime del mercato? Cos'è che la prima cosa che hai pensato in quel momento? Oddio, Allora, entusiasmo, non era una smarrimento, paura. telefonata, era una persona, l'attuale amministratore delegato di CheBanca, che mi venne nella mia stanza e mi disse: Senti, noi stiamo pensando di portarti a fare il direttore generale di CheBanca. E io rimasi proprio A, basito, sorpreso perché non me l'aspettavo onestamente, e B, estremamente contento perché CheBanca veramente, al di là della mia carriera, CheBanca è veramente un bel gioiellino, ha un'anima E l'hai anche dentro. posizionata con un payoff particolare, The Human The Human Digital Digital Bank. Bank, sì, noi siamo, vabbè, io sono un alfiere della digitalizzazione, però non dimentico che innanzitutto noi siamo esseri umani. E quindi le due cose vanno insieme, si devono integrare insieme, non c'è uno che prevale sull'altro, alla fine il futuro sarà così. Se tu torni indietro, ti ricordi gli ATM se le hanno inventate il banco, cioè non è che l'ha inventato qualcun altro, fanno parte del periodo di Quelli che noi più comunemente chiamiamo bancomat quelli che col noi nome della chiamiamo carta. il banco, ma è una vecchia storia, poi il nome nacque in realtà in Scandinavia. Sì, noi li chiamiamo bancomat, tecnicamente si chiamano gli ATM, dove andiamo a prelevare i soldi dalla macchinetta. Questa parte del fintech che sta arrivando adesso, che è arrivata, è, secondo me non è altro che una prosecuzione molto più forte, molto più, come dire, invasiva, pervasiva, su un percorso che è iniziato già parecchi decenni, 10 decenni fa. Ed è molto più forte perché adesso lo sviluppo delle tecnologie è tale da essere molto più impattante rispetto a quello che si poteva fare prima. Quindi oggi si possono fare molte più cose, molto più velocemente, molto più anche in contemporanea. Cioè come dire, i flussi di sviluppo sono moltissimi, no? Dalla blockchain al mobile, all'intelligenza artificiale, cognitive computing, i pagamenti real time. Cioè, sta cambiando il mondo, ci sono 10.000 frontiere che sono aperte contemporaneamente per le banche. Cioè io penso che il sistema bancario, non solo italiano, ma in generale, tra 10-15 anni sarà molto diverso. Noi con CheBanca abbiamo fatto il primo robo-advisor, prima banca europea a fare un robo-advisor in Europa, siamo stati con CheBanca. Ma non è che ce lo siamo inventati partendo da zero, ce lo siamo inventati avendo visto cosa facevano le money farm in Italia piuttosto che Betterment o Wealthfront negli Stati Uniti. Quindi abbiamo preso degli spunti, abbiamo preso degli esempi, se tu vuoi, e abbiamo provato a realizzarlo alla nostra maniera all'interno di una Ed banca. è questo il ruolo del manager innovativo da questo punto di vista. Tu com'è che hai formato? Noi sappiamo che c'è un nome preciso anche di una squadra che hai creato dentro CheBanca. Hai preso anche ragazzi poco più che ventenni. È un po' il modello che di fatto
molte, non solo banche, molte aziende ormai seguono per cercare di generare innovazione dall'interno, no? Prendi una serie di persone e cerchi di focalizzarle. Alla fine questo poi arriva all'estremo, può arrivare all'estremo, che invece è il modo con cui lavorano le start-up e che adesso si sta iniziando a portare all'interno delle aziende, che è quello di lavorare in maniera agile. Lavorare in maniera agile alla fine che significa? Prendi un team di persone multifunzionale, questo è importante, e decidi di dedicarli a un determinato quindi piccolo. Com'è il team, diciamo, le skills all'interno, come si distribuiscono? Cioè devi avere i tre angoli, no? Quelli del business, che ti dovrebbe portare qual è la customer view, cioè come qual portare... è il customer need, esatto. No? Cioè come, che bisogno voglio soddisfare, che bisogno voglio soddisfare con la soluzione, okay? Che è la parte più tecnologica IT, che di solito ti porta anche a dire potresti fare anche di più di quello che pensi, perché normalmente è così. E poi c'è la parte più di compliance che ti dice no, potresti fare anche meno di quello che pensi, perché poi devi stare attento a questi fattori. E invece riguardo il fintech, no? C'è una domanda abbastanza simpatica che mi piace fare, sei stato il primo al quale l'ho fatta. Com'è che lo spiegheresti alla zia anziana, alla mamma, alla nonna? Ecco, che questo mondo c'è anche spesso, è un mondo che non è conosciuto, però è anche utilizzato. Banalmente oggi si vanno a ritirare le pensioni, hai dovuto associare una carta, insomma, con un codice digitale, eccetera. È come un po' come hai detto tu, come ho provato a dire anche io prima, cioè il fintech alla fine è un'evoluzione. Fintech sta per finanza e tecnologia, no? Quindi è come applicare la tecnologia al mondo finanziario. Come spiegarlo è nelle cose a una persona, come dire, di strada, che non fa il nostro mestiere. Come spiegarlo? Spiegarlo poi alla fine con come hai fatto tu, cioè con i casi specifici. Quindi dice, è quella cosa, secondo me, che rende una serie di servizi finanziari più facili da usare, più accessibili per più persone, più semplici e che ti portano del valore all'utente finale. Quindi oggi se tu prima per pagare il parcheggio dovevi andare a prendere il gratta e vinci e farti il gratta e vinci, oggi con un'app puoi pagare il tuo parcheggio, quello è fintech. Se prima dovevi andare necessariamente in banca e chiedere una piccola azienda e chiedere un prestito e aspettare magari anche mesi di istruttoria, oggi hai la possibilità, l'opportunità di farlo online, chiedendo un prestito online su una serie di piattaforme e avere una risposta in 48 ore. Che in quel caso, tra l'altro, distribuendo il rischio di insolvenza su tante persone, te lo concedono, esatto, più facilmente di una banca. Secondo una modalità e secondo dei processi che poi, se uno va a guardare come lavorano da dietro queste fintech, i processi dietro, non è che poi sono tanto diversi da quelli che utilizza la banca, solo che la banca li utilizza magari mettendoci molto più tempo rispetto a quello che ci mette invece una startup costruita bene. C'è in particolare un consiglio che ti sentiresti di dare a un giovane che magari vuole fare impresa in questo mondo e avviare magari una startup di digital payments piuttosto che... Allora, uno, di avere sempre una curiosità fortissima. Due, il consiglio che do a tutte le startup che ho incontrato, io ne avrò incontrate centinaia di startup, è quello di non limitare mai lo sguardo all'Italia. Se posso dire, questo è un difetto che hanno molte delle startup italiane, anche imprese, non solo startup, imprese che guardano molto, sì, solo all'Italia. Se devi costruire, noi ormai viviamo in un mondo globale, non voglio essere la fiera della globalizzazione, però come minimo viviamo in un mondo europeo, quindi questo è il consiglio che vi do, sempre curiosi, aperti all'estero, e ragazzi, dovete sapere bene l'inglese. Una cosa che aiuta moltissimo, molto banale, e invece di guardare la partita o il telefilm o andare su Netflix, ecco, magari vedersi delle cose che sono in lingua originale. Quindi cose su Netflix che sono in lingua originale, anche su Sky che sono in lingua originale, e alla fine l'inglese è il listening, no? Cioè il vero problema di una persona che non parla bene inglese è capire cosa ti dicono, perché è tutto basato sulle pronunce, cioè la difficoltà è sulle pronunce, non sulla grammatica. Se dovessi tracciare degli scenari in tre campi, per esempio quello dell'economia e della finanza, ma anche quello del lavoro e dell'educazione, e anche in questo caso scenari di proattività, nel senso che creare quali sono le condizioni che oggi dobbiamo mettere in campo per far sì che quella auspicata, diciamo, situazione si possa verificare, ecco, proviamo a tracciarli. Allora, io partirei dall'aspetto umano, che poi è quello basilare. Secondo me, al contrario di quello che si può pensare,
guardando solo l'ultimo miglio, secondo me ci sarà una forte rivalutazione delle nozioni umanistiche. Perché? Perché noi andremo moltissimo avanti con il cognitive computing, con l'intelligenza artificiale e onestamente ci sarà molta più ibridizzazione, come si dice, tra due mondi, no? Però ibridizzazione significa anche che adesso noi dobbiamo insegnare alle macchine, che non è banale come cosa. E chi insegna alle macchine se non uno che è preparato a insegnare alle macchine? Non solo dal punto di vista tecnico, cioè so fare il coding, la banalizzo, ma anche proprio dal punto di vista di che cos'è l'uomo. Come quindi la macchina deve anche rispettare quelli che sono i nostri valori, che non è banale, veramente noi stiamo andando verso una frontiera molto particolare. Quindi non solo l'alfabetizzazione nostra, l'uso della tecnologia, esatto, ma dare le cioè regole noi chiave pensiamo, alle macchine. Allora, noi guardando l'Italia pensiamo che, e questo è vero, dobbiamo assolutamente migliorare le nostre competenze dal punto di vista digitale. E questo si deve partire dalle elementari. Noi oggi abbiamo un sistema scolastico che finisce fino all'università, onestamente secondo me, che non funziona più. Quindi l'industria scolastica. L'industria, esatto, bravo, è stato il termine giusto. Allora, ragioniamo su un punto. Se la scuola, l'educazione fosse un'industria, o meglio un'azienda, oggi sarebbe fallita italiana. Se ragioniamo sul fatto che noi abbiamo in Occidente, rispetto ai paesi simili al nostro, abbiamo il minor numero di laureati, okay, di persone che si laureano, e allo stesso tempo questi laureati abbiamo il maggior numero di disoccupati tra i laureati. E il maggior numero di disoccupati giovani. Okay. Allora, questi dati significano che come se tu avessi un'industria che produce, perché noi mandiamo i figli a scuola, quindi voglio dire c'è un input fortissimo, no? Ognuno di noi manda i figli a scuola, che fanno il loro percorso, anni e anni e anni di produzione, come se fosse un vino invecchiato, un whisky invecchiato per tanti anni, e poi alla fine non produce nulla, cioè non si vende nulla. Cioè l'output resta in cantina. L'output non serve, ci sono laureati pochi, primo punto, e secondo che non trovano neanche lavoro, forse perché sono laureati anche nella maniera sbagliata, cioè nelle discipline sbagliate. Questo secondo me deve far riflettere tantissimo, tantissimo. Cioè bisogna pensare all'istruzione come se fosse una macroazienda che deve produrre dell'output e l'output deve servire alle persone che devono vivere e si devono guadagnare lo stipendio e alla società che deve progredire. Questo oggi, secondo me, noi non lo stiamo facendo, come Italia, come paese. Non abbiamo ancora capito, stiamo ancora guardando indietro invece di guardare avanti. Ed è un ragionamento che va avanti, non è politica, insomma, è proprio sistemico. È un sistemico, nel senso che ci sono chiaramente ci sono delle eccezioni, per fortuna, un paese molto a macchia di leopardo, no? Ci sono delle punte di eccellenza in Italia, onestamente ci sono. Ma se io guardo all'intero sistema educativo in Italia, c'è moltissimo da fare, a partire dalle elementari. Le medie sappiamo tutti che sono un percorso accidentale, cioè un buco tra l'elementare e il liceo, non si capisce bene le medie a che cosa servono ancora. Infatti sarebbe bene anticipare l'ingresso al liceo, forse, di qualche anno. Sì, come fanno all'estero, eccetera. Poi bisogna discutere del perché studiamo, io ho fatto il classico, qualcuno mi deve spiegare perché studiamo ancora oggi gli egizi alle elementari, alle medie, al liceo. E normalmente nessun programma scolastico riesce ad arrivare ai tempi moderni, ai tempi attuali oggi. Nessuno in ultima di liceo riesce a parlare di effettivamente che cosa sta succedendo oggi. Tempo fa, in un'altra intervista, ti avevo chiesto chi butti giù dalla torre, Bitcoin o blockchain. Invece si butta giù il Bitcoin. Oggi pensi la stessa cosa? Allora, se avessi investito nel Bitcoin quando l'ho detto, penso che insomma sarebbe stato meglio. Però al di là delle battute, io continuo a pensare che il Bitcoin, cioè tra le due, alla fine la blockchain è molto più importante. La tecnologia. È la tecnologia che sta sotto. Poi la puoi usare in tanti modi. Uno dei modi che è stato il primo è quello del Bitcoin e sicuramente Bitcoin ha il valore enorme di aver lasciato due legacy, al di là di aver fatto ricchi un po' di persone e vedremo come andrà a finire. Ecco, c'è una domanda banale in particolare, tra tante domande banali che ci vengono fatte ogni giorno che ricordi, senza citare da parte di chi è arrivata, ce n'è una in particolare che ricordi? La domanda tipica di questo periodo è: ma secondo te devo comprare il Bitcoin o no? Ormai non so quanta gente c'ho, piuttosto
che ma invece del Bitcoin c'è qualche altra cryptocurrency, che poi non la chiamano cryptocurrency, qualche altra moneta che è giusto chiamarla così alla fine, che posso comprare, no? Quando si parla di digitalizzazione, il digitale, la robotica, l'automatizzazione, che sono parole un po' spaventano, alla fine non è altro, se le usiamo bene, che aumentare le capacità che ha l'essere umano. Cioè noi stiamo diventando, cioè il cellulare si sta, inizia a essere un appendice della mano, tra un po' il cellulare finirà nella mano piuttosto che da qualche altra parte. E viceversa, come le macchine si, tra virgolette, si umanizzeranno, no? I robot, tutti quanti parliamo del robot vero, quello fisico, non quello, quello virtuale, quello fisico sì, ci saranno i robot. Gli androidi ci saranno, non è che non ci saranno, ci stanno già, quindi ci saranno. Quindi secondo me, siccome dobbiamo insegnare alle macchine, è vero che dobbiamo capire cosa significa il digitale, ma è vero che ci sarà anche una richiesta di, no, quasi di filosofi secondo me, cioè di filosofi tecnologici, no? Cioè questi due mondi devono vivere secondo me molto più vicini di quanto oggi sembri.